Nel 1948, 418 villaggi palestinesi sono scomparsi, inglobati nelle colonie, cancellati dalla faccia della terra. Un libro dello storico palestinese Walid Khalidi ricostruisce minuziosamente la storia di questi villaggi. Il titolo è All That Remains, tutto ciò che resta. Tutto ciò che resta è la memoria di una storia tragica fatta di umiliazioni, di perdita continua. Sulle colline a sud di Hebron, i palestinesi per tradizione millenaria sono pastori o curano gli ulivi. Questo hanno sempre fatto i loro padri e i loro nonni. Sono le 6 del pomeriggio adesso, più o meno 2 ore fa un ragazzino è venuto a bussare alla nostra porta e ci ha chiesto appunto di fargli una vedetta e un accompagnamento qui mentre lui porta a pascolo le pecore qui giù, che è la valle di Kelly. È successo molte volte in passato, insomma, che sia coloni di Maon oppure coloni dell'avamposto di Avat Maon siano scesi in questa valle e abbiano scacciato i pastori con l'uso di fionde, con l'uso di spranghe, con l'uso di sassi o semplicemente intimidendoli, insomma. L'altro pericolo molto forte e mi viene da dire maggiore in questo periodo qua è che i pastori che sono in questa zona, che sono dentro quest'area, vengano arrestati. Le terre destinate agli insediamenti, chiamati anche colonie, diventano giurisdizione di Israele e i palestinesi non possono entrarvi senza permesso. Decine di migliaia di ettari, tra cui pascoli e terreni agricoli, sono stati confiscati ai palestinesi per costruire insediamenti. Una parte è stata dichiarata terra di Stato. Altre aree sono state usurpate ai palestinesi con la forza. Noi sostanzialmente diamo un occhio ai vari punti di accesso a questa valle e facciamo una vedetta in modo tale che se arriva l'esercito, arriva la polizia israeliana, riusciamo ad avvertire i pastori che sono nella valle che immediatamente si spostano su. Noi siamo sempre in due, di solito uno di noi resta qui in vedetta e invece un altro si stacca con il pastore se è molto distante da noi. Secondo B'Tselem, l'organizzazione israeliana per la tutela dei diritti umani nei territori occupati, le colonie sono il principale fattore che influenza la realtà di vita nei territori palestinesi della Cisgiordania. Quasi 500.000 di cittadini israeliani vive in più di 200 insediamenti in violazione del diritto umanitario internazionale, alcuni addirittura in violazione della stessa legge israeliana. يعني خصوصا على رات الاغنام وانا اعتقلت عده مرات او يعني من المستوطنين يعني راجم علي وضربوني اكثر من مره و يعني من المرات اللي ضربوني العام في رمضان كان اخوي وابن عمي مع الغنم تقريبا حوالي الساعه 4:30 المغرب فهو يعني مشى ورا الغنم حوالي المستوطن يجري ورا الغنم وطخ على الاولاد لهم 16 حوالي 2 كيلو وبعدين ظل متجه على خربة الطوبة لما وصل خربة الطوبة أجى علي يعني حط إله البارودي هين 16 وحاول ياخذ من الكاميرا فلما ما قدر ياخذ الكاميرا ويعني تف على الكاميرا على عدسة الكاميرا وضربني برجله على رجلي وحاول إنه يوقعني بس ما قدر لما انا صرت احكي مع الشرطه والاجانب even to exist in this area it's a really a very big resist so what's going on is like exist to resist here in this area so for the Palestinians being in this part of the West Bank it's really a very big resistance even so with the whole military aggressive rules with the whole settlers violent You know, we are still alive and we are still existed in our land. So this is the big success. L'impatto degli insediamenti sui diritti umani dei palestinesi non si limita al terreno sequestrato, è molto più ampio.
Terre in più sono state confiscate per costruire centinaia di chilometri di strade per i coloni. Posti di blocco e altre misure limitano il movimento palestinese. Molti terreni agricoli sono irraggiungibili per i proprietari. La quotidianità dei bambini palestinesi è fatta di aerei, bombe, carri armati, soldati, perquisizioni. Della privazione dei diritti umani fondamentali, l'istruzione, il gioco, le cure mediche. La violenza a cui sono continuamente sottoposti toglie loro ogni sicurezza. I genitori vengono costantemente umiliati sotto ai loro occhi e loro perdono il senso di protezione che solo un adulto può dare. Le conseguenze sono devastanti. L'80% dei minori palestinesi soffre di sindrome da stress post-traumatico. L'ansia, la depressione, l'incapacità di interagire con gli altri, i continui mal di testa, li rendono bimbi feriti. Per noi l'infanzia nella nostra cultura, nel mio percorso, nella mia cultura è qualcosa di sacro, e invece qui abbiamo visto e vediamo dei bambini che vengono attaccati, vengono feriti da dei coloni, da delle persone adulte o che vengono arrestati da soldati, da poliziotti, e questi sono gli eventi di questi ultimi tempi. Una bambina un mese fa stava tornando a casa, dei coloni sono passati vicino con un quad e hanno cominciato a tirarle dei sassi, e lei correndo è caduta, ha sbattuto la testa e si è ferita, sì, in maniera non lieve, è alta così lei. 2,5 milioni di palestinesi nei territori occupati vivono in isolamento. Più del 50% ha meno di 18 anni. Gli ostacoli alla libertà di movimento sono centinaia. Checkpoint, blocchi stradali, bypass roads e il muro che Israele sta costruendo, oltre a un complicatissimo sistema di permessi necessari per potersi spostare dai propri villaggi. Tutto questo impedisce a studenti e insegnanti palestinesi di accedere liberamente a scuole e istituti di istruzione. Nel villaggio di Attuani c'è la scuola, che viene utilizzata dai bambini del villaggio e quelli provenienti dai villaggi limitrofi. I bambini, per arrivare qui ad Attuani, devono percorrere una strada che passa in mezzo alla colonia e all'avamposto. Negli anni questi bambini che percorrevano la strada sono stati attaccati dai coloni. Pietre, spranghe, bastoni. E con loro sono stati anche attaccati gli internazionali che hanno cominciato ad accompagnarli. We're waiting here for the police to come, but I can't walk. And call. And Chris had his face beaten. I don't know, they got Kim's cell phone, so they got. And they also stole my passport. Bye. We were accompanying children from the village of Tuba to the village of Tawani to go to school. Lo Stato israeliano, dopo un attacco molto e molto pesante, ha deciso di dare a questi bambini una scorta militare che li protegga da questi attacchi. Quindi siamo in una situazione per la quale dei bambini palestinesi ogni mattina e nel pomeriggio, poi quando a pranzo, quando finiscono la scuola, sono scortati per un tratto da dei soldati israeliani che li proteggono dagli attacchi di coloni israeliani. E quindi con questo sentimento, con questa tensione, con questa paura, vanno vicino, cercano i soldati che sono lì
ad aspettarli e con loro percorrono un tratto di strada, sono 15-20 minuti. Un tratto molto pericoloso e ogni passo non è sereno, perché devono guardarsi attorno, possono saltare fuori delle macchine, possono saltare fuori dei coloni, i soldati possono a un certo momento abbandonarli o non camminare con loro come dovrebbero fare per legge. Proprio per evitare che questi bambini vengano attaccati, noi siamo lì con loro. Siamo lì con loro quando iniziano questo percorso pericoloso e altri di noi sono dall'altra parte ad aspettarli. E, i nostri occhi sono su di loro, le nostre telecamere sono su di loro. E te li vedi arrivare, come è successo l'altra mattina a Tuba, di corsa. Letizia mi batteva il cuore. E tu capisci, anche se sorridono, anche se scherzano, anche se giocano, che vivono comunque una tensione. E questo veramente tutti i giorni. È una scena che si ripete, con qualche minima variante, tutti i giorni. E spesso anche di notte. Bussano alla porta della casa degli internazionali o arriva una telefonata. Ci si veste in fretta e furia e si corre verso un checkpoint o una casa che sta per essere demolita o un ragazzo che è stato arrestato senza un motivo chiaro. E abbiamo ricevuto una chiamata alle 5 di mattina che stava bruciando un cumulo di grano, tonnellate di grano, e quindi ahimè soldi, ma non soldi per diventare più ricchi, soldi per sopravvivere, andati in fumo. I coloni un'ora prima, alle 4, 4:30, gli avevano dato fuoco. Le emergenze quotidiane a cui rispondere sono diverse e la presenza di volontari internazionali, che sono lì per interporsi nelle situazioni di aggressione e denunciare le violazioni dei diritti umani, abbassa il livello di violenza ai danni dei palestinesi. Hanno appena chiamato Andrea e Letizia, che sono in accompagnamento con due pastori di Tuba, suo fratello e suo cugino, nella valle qui in giù, che è la valle di Umzeituna. E ci hanno chiamato dicendo che è arrivato un colono e quindi i pastori sono dovuti scappare tutti quanti via. Siamo scappati perché ogni volta che questi ragazzi hanno aspettato che i coloni arrivassero per capire qual è il problema sostanzialmente, perché loro non possono pascolare in quella terra lì, ogni volta i coloni hanno chiamato l'esercito e ogni volta insomma si è rischiato l'arresto, e più di una volta questi ragazzi sono stati arrestati. La vita quotidiana dei volontari è dominata da questa situazione di attesa, che richiede un grande impegno fisico e mentale. Di notte si dorme con i vestiti, per essere pronti a scattare, e il cellulare acceso diventa un'appendice necessaria della persona. Tuani è un caso un po' particolare, perché è una delle situazioni in cui c'è un avamposto che è a poche centinaia di metri dalla prima casa. Questo di fatto significa che di frequente i coloni è sufficiente insomma affacciarsi fra gli alberi per poter uscire, spaventare. Qui ci sono per esempio gli animali, lì ci sono gli alberi dei campi di ulivo, qui ci vive della gente, e che significa che di fatto un gruppo di coloni può uscire semplicemente accanirsi sulla gente oppure andare nei campi, come è successo in quest'anno diverse volte, tagliare, distruggere gli alberi. Appena c'è la necessità di ribadire chi comanda qui, ecco che accadono questo tipo di demolizioni collettive, oppure la demolizione dei servizi, quali le strade, come per esempio è successo ieri.
insieme al gruppo attraverso delle equipe settimanali continue, decidiamo la strategia non violenta che teniamo giù come nostra presenza, sempre in accordo col Comitato Popolare delle South Hebron Hills. E poi diamo una mano al gruppo anche a gestire tutti quei momenti che ci possono essere di emergenza, ricordiamo siamo in un conflitto armato. E è fondamentale in questo senso anche un occhio esterno che guarda il conflitto. Ecco, da qua noi siamo quell'occhio esterno di supporto al gruppo. Nei primi sei mesi di quest'anno, in sei mesi scarsi, e diciamo che ci sono state delle aggressioni da parte di polizia ed esercito in un numero pari a quasi 200. I palestinesi coinvolti in questo, in questi attacchi, in queste aggressioni da parte di soldati e polizia, sono quasi, in questi 200 sono quasi un migliaio, di cui la metà bambini. Per quanto riguarda gli attacchi dei coloni, quindi la violenza dei coloni israeliani verso la popolazione palestinese, ci sono stati oltre un centinaio di harassment, quindi di aggressioni. I palestinesi coinvolti da questi attacchi sono oltre un centinaio. I'm afraid because... Hey! Palestinesi adulti e altrettanto bambini. Quindi anche qui non è che si va ad attaccare solo l'adulto, ma anche il bambino è visto alla pari, ahimè, come una minaccia, come un nemico. Un altro dato importante è che sono state danneggiate 220 proprietà palestinesi o animali. Quindi dati alla mano degli ultimi mesi sono delle cifre che ci lasciano sempre stupiti. In una notte sono stati tagliati oltre 100 ulivi. È difficile quasi immaginare così tante piante tagliate, un lavoro così grande di un'ingiustizia così grande, e dobbiamo pensare cosa rappresenta per una famiglia gli ulivi. Rappresenta la vita, rappresenta il modo per sostentarsi, e un albero poi che cresce lento, e quindi quasi un gesto del genere vuole andare a tagliare anche proprio la vita degli stessi palestinesi alla radice. The other policy that they use, that still using, which is the policy of the closures and the checkpoints. By the way, the village of Atwani is considered as the main gateway to go into this area and to go out. So often we have like this checkpoint and harass the Palestinians, stop them for hours. And this, if there is no internationals on the checkpoint, like observing the behaviors of the soldiers. How are you? I'm okay, how are you? Fine, thanks. Where are you from? Italy. Everything okay? Italy. Yeah. Great. The other policy that they used and still using, which is the policy of demolition. You have like to appeal for a permit. You prepare everything and you appeal for a permit, but you know, you will never, as a Palestinian, you never ever get this permit. The other policy that they use and still using, which is the policy of arrest, you know, to arrest the Palestinians.
And also this happening almost like every week. What's the problem? Go, go. I forgot. Don't tell me Stara. What a gaffer? For what? He's not a criminal. Also you. Go on. You want the police? Secondo i provvedimenti delle autorità militari israeliane, il 18% dei territori palestinesi della Cisgiordania è zona chiusa, destinata all'addestramento militare. Circa 6.200 palestinesi in 38 comunità sono allevatori o agricoltori e vivono in aree di addestramento militare. Le firing zones sono state di fatto legittimate con la divisione in aree della Cisgiordania dopo gli accordi di Oslo del 1993. I'm thinking the agreements were the worst possible agreements. I'm thinking when you think about the Palestinian people, the agreements needed too much good faith in order to succeed. But when you look at the Israeli society, the Oslo process was a process of hope, of liberation. We already know that the army, they have said that in the last month, that the objective of the fire zones is the cleansing of the population. Oh! 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 This was said in the Committee of Security of the Parliament. Process, we are in the process of cleansing south of the Green Line and north of the Green Line. Il trattato ha dato all'autorità palestinese il controllo civile e di polizia solo sul 18% della Cisgiordania, la cosiddetta Area A. Su un altro 22%, Area B, il controllo civile è palestinese, quello militare dell'esercito israeliano. Sulla restante Area C, che rappresenta il 60% della Cisgiordania, il controllo militare e civile è israeliano. Ciò ha permesso a Israele di stabilire un sistema di chiusure all'interno dei territori palestinesi. Checkpoint, bypass roads, zone militari chiuse. Israele ha il controllo assoluto su frontiere, strade e spazio aereo e sull'80% delle sorgenti d'acqua. There's something really important to mention, which is what happened in 1999. You know, under the excuse of there's kind of 15 Palestinian villages existed in the firing zone that they named it 918th, they had evicted the 15 Palestinian villages. So they, at that time, they came like with big military trucks and, you know, they put the Palestinian things. And they threw them to the other side of the road 370. So the village of Tuani, you know, it was out of this order, and the Palestinian in Tuani, you know, had hosted most of the Palestinian who were evicted at that time, you know, with their flocks, with their sheep, you know, with their tents, families, everything. أنا زياد محمد يونس مخامري من أهالي يطا من عائلة من سكان يطا ومن أصحاب جنة بين العد. مواليد 1970 اجى الجيش الاسرائيلي حاول يطردنا من جنبة قال هذه منطقة اطلاق نار للتدريب للجيش فاجى بالجرافات ودمر المغر والعقود اللي في جنبة طردنا رجعنا سكننا في بير العد في 85 Nelle South Hebron Hills c'è la firing zone 918. Esiste perché Israele ha stabilito qui una zona di addestramento militare.
Questo è il motivo per cui 1500 palestinesi rischiano di essere cacciati dalle colline dove hanno vissuto per generazioni. Siamo in una parte di territorio che è stato delimitato dalle Nazioni Unite e assegnato dalle Nazioni Unite alla Palestina, cioè un territorio che si chiama Palestina, ma che è tuttora occupato militarmente dall'esercito israeliano e civilmente dai cosiddetti coloni israeliani. E questo porta delle conseguenze. Gettare ponti e lenire le ferite è il motto di Operazione Colomba, ovvero vivere per scelta la quotidianità di violenza del conflitto insieme a chi è costretto a subirla. Concretamente i volontari cercano di rispondere ai bisogni immediati delle vittime, condividendo con loro non solo la povertà e la scomodità delle situazioni di emergenza, ma anche le paure e i rischi della guerra. Svolgono azioni di protezione della popolazione civile e di promozione del dialogo e della riconciliazione. Dal 1992 sono state decine le presenze di condivisione e gli interventi non violenti in zone di conflitto di Operazione Colomba. Oltre 1000 i volontari che vi hanno preso parte. Nell'impegno di Operazione Colomba hanno un ruolo fondamentale la comunicazione e l'advocacy. La nostra presenza qui non è che risolve proprio tutti i problemi o le emergenze, però fa sì che tutti i soprusi che avvengano vengano documentati, divulgati e che la gente sappia cosa succede. Raccogliamo prove per eventuali processi o per far uscire dal carcere pastori giovani come questi che vengono incarcerati senza motivo. I dati vengono sistemati in griglie per compilare un report mensile analitico che viene inviato ad ambasciate, uffici delle Nazioni Unite e dell'Unione Europea e agenzie umanitarie. Vengono poi diffusi ai media attraverso comunicati stampa. Questa è una parte importante del nostro lavoro, quindi non è solo vento e terra e corse sulle colline, ma è anche un lavoro di advocacy che arriva ai piani più alti per provare a cambiare la situazione dal basso, ma anche dall'alto. La possibilità che ci viene data a noi dalle organizzazioni non governative presenti accreditate all'ONU è quella di intervenire a diversi livelli. Prima di tutto abbiamo la possibilità di fare interventi scritti e interventi orali. Interventi scritti, noi siamo accreditati in stato consultativo speciale, possiamo scrivere interventi di 1500 parole. E interventi orali, in 2 minuti dobbiamo sintetizzare un intervento molto breve, però insomma ci è data questa possibilità. Whatever is going on, you could be immediately, and you are in very, very good connection with the communities, and to could gather information and to give it to us or other parts of the, like the legal advisor, or all the time in pressure. The work that you are doing, it's amazing. Nel comunicato dobbiamo dire quello che è successo ieri. Il 18, dove a Rifaia, a Deirat, c'è stata la demolizione di 1,5 km di strada a opera dell'esercito israeliano. Il
termine del quale poi hanno costruito un roadblock in modo tale che la strada non fosse più utilizzabile. E hanno distrutto 7 case. Una stalla. 7 case in cui vivono 7 famiglie. Sono sfollati sti qua? Sì, sono sfollati e di queste 7 famiglie ci sono 12 bambini. La denuncia portata avanti da Operazione Colomba è per i palestinesi delle South Hebron Hills una memoria vitale. È il dare dignità alla loro sofferenza. Qual è il senso del lavoro di advocacy? È dare voce al dolore delle persone delle South Hebron Hills, non solo al dolore delle South Hebron Hills, ma dare voce anche alla resistenza non violenta. Prima che voi arrivaste, dicono i volontari, nessuno raccontava il nostro dolore ed era come se questo dolore non esistesse. Qui possono circolare soltanto macchine con targa israeliana o i palestinesi che abbiano richiesto un particolare permesso. Nel 2002 è iniziata la costruzione di un muro in Palestina. Oggi misura 712 chilometri. Una barriera di difesa o un muro dell'apartheid, a seconda del punto di osservazione israeliano o palestinese. Il muro corre lungo il confine a ovest dei territori palestinesi della Cisgiordania e modifica di fatto il confine di Israele, spostandolo fino a 30 chilometri oltre la linea verde sancita dall'armistizio del 1949, firmato tra Israele e i paesi arabi. La costruzione del muro ha fatto emergere anche una nuova solidarietà, in appoggio a forme di resistenza popolare non violenta palestinese. Chi ha iniziato per primo la resistenza non violenta ci dice spesso: per portare avanti questa scelta non possiamo essere lasciati soli, ma abbiamo bisogno di voi internazionali e anche abbiamo bisogno dei nostri nemici, non quelli che ci tirano le pietre ogni giorno, non quelli che ci avvelenano i pozzi, non quelli che ci uccidono gli animali, non quelli che ci fanno del male. Ma abbiamo bisogno di quegli israeliani che sostengano la nostra causa. Tra i movimenti israeliani più riconosciuti che dal basso appoggiano la lotta non violenta palestinese ci sono i Rabbini per i diritti umani e Tayush, che in arabo vuol dire convivenza. I'm Guy Butavia. I'm an activist. It's like being on the ground, gathering information, videos, maps. About whatever is going on, issuing the issue of human rights. Problems with Palestinian. Gli attivisti israeliani, oltre a fare un'importante opera di denuncia e documentazione, fanno da ponte tra i palestinesi e le autorità civili e giudiziarie in Israele. The Palestinian cave dwellers living in the South Hebron Hills have been there for at least 180 years according to documentation. They've been suffered through many, many different governments, administrations, rulers. But we'll say that they've never suffered the way that they have from the Israelis, who have not only made their lives difficult, but continuously tried to move them from their homes. The organization became more activist under the leadership of Rabbi Arik Asherman, also American, who was arrested sitting in front of a bulldozer to prevent a home demolition. Saying sometimes if something is happening which is immoral, you have to break the law, to do civil disobedience. Most of our aims and focus, honestly, are educational. Even though we have a legal department, we do legal work, we do activism in the field, but the objective of the organization is to show other Jews a different direction. Nelle South Hebron Hills, sia Tayush che i Rabbini per i diritti umani lavorano con Operazione Colomba,
a supporto della resistenza popolare palestinese. Ognuno ha la sua peculiarità e le tre identità si fondono insieme in un'unica direzione, quella della lotta non violenta. Every year during the olive harvest we go out and pick olives with Palestinians and bring volunteers to do that. We try and be a counter lobby with the army against the pressure of settlers. But again, the idea is there are many human rights groups. There's B'Tselem, there's Yesh Din, there's Tayush that you know in the south. I palestinesi da sempre sono consapevoli che la non violenza ha bisogno di più interlocutori. Da soli non possono farcela. Hanno bisogno degli altri per rimanere vivi. We know that if we wouldn't do it, no other there will be no other people that will do it. So it's like you feel you have to do it and it's very important that you do it because there is no other options. So they are arresting him now. I called Judith from Yesh Din and I called Guy. So I hope they will can do something. He's Mohammed Shawain. C'è una Palestina sconosciuta, di cui non troviamo traccia nei media. Quella della resistenza popolare non violenta, di chi ha scelto di non rispondere con le armi, ma con la forza della non violenza. Nel 1999, nell'area sud di Hebron, furono evacuati 15 villaggi palestinesi, comunità forzatamente deportate, costrette a spostarsi senza casa e senza nessuna infrastruttura. Tutta questa gente si trovò a fare una scelta. Come rispondere all'ingiustizia? So back to 1999, because it's a very important period, and we considered it as the first step in our organized resistance in the South Hebron Hills area. We started just organizing ourselves in this area, in the whole villages, meetings, and we discussed which is the effective way to resist the occupation here and the settlers. When we discussed that, we find out that the goal of the occupation, with all these aggressive rules and the settlers' violence, is pushing us forcefully, you know, just to respond in a violent way. Because they need excuses to implement this strategy. So, okay, the decision was we will never give them this excuse. La cosa interessante è che a Tuani, nonostante tutta la pressione, che è la stessa che si vive in tanti altri posti della Palestina, la gente ha deciso di attuare una strategia che è molto più sottile, una strada che è molto più complicata, molto più insidiosa, dove i risultati li vedi con un tempo che è molto, ma molto più lungo. A Tuani oggi ha una clinica, una scuola, ha le strade asfaltate, l'elettricità ed è allacciata alla rete idrica. Ha perfino un piano regolatore e tutto ciò è il risultato di anni di lotte non violente. A Tuani è fondamentale perché ha dimostrato che la non violenza funziona. Non dà agli israeliani nessun pretesto per scacciare i palestinesi dalle proprie terre. È il Sumud, una parola araba che rappresenta questa forma di resistenza che consiste nel non lasciare mai la terra, qualsiasi cosa accada. È il costruire e ricostruire laddove viene distrutto.
L'esercito israeliano è arrivò qui nel villaggio per esempio requisire, sequestrare i piloni dell'elettricità, perché non c'era un permesso per tirarli su. E la risposta dei palestinesi qual è stata? È stata che tutte le donne hanno fatto cordone e si sono messe nel mezzo fra il materiale, fra i piloni dell'elettricità e le camionette dell'esercito, per impedire che queste potessero essere sequestrate. Da anni la popolazione palestinese di Attuani sta continuando a vivere qui, denunciando quotidianamente i soprusi subiti, con l'appoggio di Operazione Colomba e dei gruppi di attivisti israeliani. Comunità che hanno resistito alla violenza dell'occupazione israeliana con risposte creative, organizzate dal basso, in cui un ruolo di primo piano è stato assunto molto spesso dalle donne e dai bambini. نطير طيارات بلالين جست نو ضرب لا ضرب لا احجار لا شايفين انت لا عنف فيه بس الجيش والمستوطنين هم بدهم العنف بس احنا سلميين فانا برايي في البدايه كان الوضع بالنسبه للسكان المنطقه بشيء خيالي او شيء مستحيل انه يعني اجانب يمشوا مع اولاد او يغيروا في الوضع نوعا ما بس بعد سنة سنتين تغيرت الصورة كليا يعني صار الكل يعني عارف انه الاجانب غيروا اشياء كثيرة او عملوا اشياء نوعية في المنطقة تهدئة الاوضاع. It's very moving for me and I think not only for me to see this choice that the Palestinians made because we see what they are suffering of. And yet most of the people and in South Hebron you can see it very clearly that people are choose to do the battle in non-violent way. We could be proud of them and it's very it's like honor to be part of that and to support them. And the thing that we are calling for, I mean, to have a peace in our place here. Between us, like we and the Israeli, between like the settlers, between the Israeli army, between all the Israeli, and like finish this occupation, to live like in a peace, without problems, without troubles every day, without attacking, arresting, demolishing, like to live a life, quiet life, like the other people in the world. I mean, we are not calling for a big thing, just like a peace. Se devo pensare ad un futuro e ad una prospettiva, probabilmente mi viene in mente che questa scelta, se si riuscirà a farla entrare anche nel resto, in altri contesti, con altri comitati, se diventerà abbastanza forte, forse sarà l'unica via possibile. Sati jiva marga manu devam.